Allora, diamo la parola all'onorevole Frongia. Grazie Presidente. A nostro avviso è bene fare il punto su alcuni aspetti di questa delibera e del progetto nel suo insieme. Per questo motivo inizierò il mio intervento facendo un salto nel tempo indietro fino al 4 marzo 2014. Cosa accadeva il 4 marzo 2014? Ebbene, vi era una commissione, quella urbanistica, che trattava del piano economico-finanziario del progetto dell'ex caserma Guido Reni. Invitati a questo incontro era anche un dirigente comunale che oggi con piacere vediamo in aula e due dirigenti, tra cui il direttore di Cassa Depositi e Prestiti. Non ricordo, non so se l'assessore era invitato, comunque non era presente, più vi erano alcuni consiglieri. In quella seduta, ripeto, del 4 marzo, seduta per la quale abbiamo chiesto più volte il verbale, sono emersi degli aspetti molto importanti. Quali sono questi aspetti? Il direttore di Cassa Depositi e Prestiti ha illustrato brevemente la storia che noi tutti conosciamo dell'ex caserma, quindi partendo dal 1900 e rotti fino ad arrivare poi all'alienazione da parte dell'Agenzia del Demanio. Poi ha illustrato l'intervento complessivo, non ripeto i numeri perché sono presenti anche nella delibera attuale. Ma quando siamo entrati nel merito del piano economico-finanziario sono emersi dei forti dubbi da parte di tutti i consiglieri presenti. Voglio citare a questo proposito alcune affermazioni fatte dal direttore di Cassa Depositi e Prestiti e alcune prese di posizione da parte dei consiglieri presenti che io ho registrato. Il direttore ha detto che per quanto riguarda la parte residenziale il valore medio è di 5.500 euro al metro quadro, medio perché nello stesso palazzo chiaramente gli attici avranno un valore superiore. Poi si concentra sulla parte commerciale. Io chiederei, visto che non c'è bisogno del numero legale, chiederei ai colleghi, chi non è interessato magari può seguirci dal bar. Grazie. Colleghi, grazie. Per quanto riguarda la parte commerciale, specifica il direttore il 4 marzo, ci sarà una modularità dei meccanismi di vendita, secca se prevarrà la cessione dei singoli negozi o un investitore a seconda se si voglia fare un progetto commerciale unico. Poi gli chiediamo, ma un esercizio ricettivo, quindi un hotel? Sì, un hotel. E che tipologia di hotel? Ma non credo un 5 stelle, forse un 3, al massimo un 4 stelle. Ma direttore, c'è già un acquirente? No, non c'è. Lo state cercando? No. Ma se non si trova l'acquirente, non lo costruiamo. Una serie di domande con delle risposte che ci hanno lasciato profondamente perplessi. Tempo del progetto, almeno 8 anni. Ma la domanda è stata, ma questa è un'iniziativa dal punto di vista economico-finanziario sostenibile? Risponde, anticipando la risposta, il presidente Stampete. Vorremmo vedere un piano finanziario dettagliato dell'opera, perché magari si mandano avanti i lavori, ma poi bisogna mettere di nuovo mano ai fondi. Per le informazioni che abbiamo al momento, il piano economico non è sostenibile. Questa non è la posizione del Movimento 5 Stelle, è la posizione che io condiviso e che io ho condiviso col Presidente del Partito Democratico. Arriviamo poi alla Città della Scienza. Con l'intervento di un altro collega, che non vedo in aula, ma che cito ugualmente, Cozzoli Poli. Ma visto che il piano finanziario è questo, ci sono i soldi e soprattutto quanti soldi ci sono per realizzare la Città della Scienza? Risposta,
Ma erano previsti circa 40 milioni di euro, diciamo 42, però poi sono stati ridotti e a quanto? A 20, 24. E qualcuno ha anche detto che nemmeno quelli ci saranno. Allora, attenzione colleghi, perché stiamo per votare una delibera che ha a che fare con un piano economico-finanziario che in una commissione ufficiale di Roma Capitale è stata giudicata, è stato giudicato non sostenibile. Cioè, è un copione già visto a Roma, grandi opere, grandi interventi, seppur completamente differenti da questo, ma che hanno un presupposto. Si parte da un piano economico-finanziario non sostenibile, aleatorio ad essere buoni, in cui si fanno domande e si hanno delle risposte vaghe. Città della scienza, il progetto partecipato, ma la partecipazione non basta per pagare l'intervento, non basta. Ci vogliono i soldi. Ricordiamo un'altra volta ai colleghi che dovranno votare entro stasera o stanotte, domani all'alba. Erano previsti oltre 40 milioni di euro, perché chi di voi in giro per il mondo ha visto un museo della scienza, una città della scienza, sa che sono costosissime, quindi occorrono davvero investimenti del genere, oltre 40 milioni di euro, poi ridotti, lo ripeto, a 20-24, ma qualcuno in quella commissione ci ha detto che nemmeno quei soldi ci sarebbero stati. Dunque, anch'io, anche noi, ribadiamo l'esigenza di avere un piano economico-finanziario dettagliato, serio e sostenibile da parte di Cassa Depositi e Prestiti, altrimenti il nostro voto contrario, assessore, a questa delibera, come vede, parte da valutazioni non pregiudiziali, non aprioristiche, ma io ho ascoltato quello che mi ha detto il direttore di Cassa Depositi e Prestiti e come me altri colleghi di destra o di sinistra hanno espresso delle perplessità. Ecco perché invito davvero i colleghi a valutare anche queste informazioni prima di far passare questa delibera. Perché noi tutti, e anche noi, sbagliamo, continueremo a sbagliare, ma come dice il detto, dovremo cercare di non commettere sempre gli stessi errori. E a Roma negli ultimi 20 anni vediamo sempre gli stessi errori in materia urbanistica. Sappiamo che il progetto forse non è sostenibile. Ma andiamo avanti. Fiore all'occhiello della Giunta Veltroni fu un grande progetto, tutti dicono, l'auditorium, effettivamente bellissimo, non ho alcun dubbio a riguardo, ma ci sono 300 milioni di euro di distanza tra il preventivo e quello effettivamente speso. Ora mi rivolgo al collega Stefano, che è l'unico che mi segue, a quanto pare, sull'importanza di votare no a questa delibera, perché non abbiamo elementi sufficienti per andare avanti. Mi rivolgo anche ai tenacissimi ex colleghi, purtroppo, di Gemma S.p.A., poi Risorse per Roma. Al di là di come la pensiamo e del percorso che avremo davanti, è da apprezzare, in tutti dovremmo apprezzare la tenacia, la determinazione con cui alcuni lavoratori, ex lavoratori, inseguono il loro lavoro, che non è solamente lo stipendio di fine mese, ma anche effettivamente una passione verso la loro professione. E siccome molti di loro sono anche architetti e ingegneri, sanno di cosa stiamo parlando quando parliamo di questa delibera. Quindi ai colleghi della maggioranza chiedo, avete letto la delibera? È molto importante leggere la delibera e anche gli emendamenti di giunta. Molti ci dicono, e anche associazioni che fanno un ottimo lavoro sul territorio, votate sì, andate a vedere, è qualcosa comunque di innovativo, non resterà un'opera incompiuta. È una delibera che pone in qualche modo l'accento su un successo di Roma Capitale. Andiamo a vederlo questo successo. Parliamo di quattro immobili in cui Roma Capitale avrà un ruolo da attore principale. Beh, di questi quattro, uno è andato alla Corte dei Conti, benissimo, la Corte dei Conti chiaramente non fa parte di Roma Capitale, ma sicuramente ha un interesse pubblico. Anzi, noi la contattiamo spesso, quindi ci fa anche piacere. Poi rimane Forte Boccea, ma soprattutto rimane gli ex magazzini del commissariato di Via del Porto Fluviale. Sulla delibera leggiamo occupati senza titolo e di problematica riutilizzazione. Vi prego, fateci capire. Fateci capire
prima ancora nella delibera, in commissione, in aula, anche perché noi partiamo da un programma elettorale molto ambizioso e in parte condivisibile della Giunta Marino, proprio sul riuso e sulla legalità. E poi ci troviamo una dicitura in una delibera, io non l'avevo mai vista una cosa del genere, per mia limitata esperienza, forse per ignoranza, che noi non possiamo utilizzare un bene dello Stato che noi potremmo utilizzare, potremmo intervenire, perché è occupato senza titolo di problematica riutilizzazione. Sul valore dell'intervento occorre spendere qualche parola, e qui torno a Guido Reni. Possiamo dire che da questa operazione, euro più euro meno, noi creiamo un valore in quell'area, diciamo la metà, una metà va ai privati, una metà va al pubblico. Stavo dicendo un terzo, ma l'incontro con l'assessore mi ha chiarito alcuni aspetti e non ho fatica a correggermi. La metà andrà a questa città della scienza, diciamo sempre, ricordiamo la città della scienza per i quali non ci sono i soldi e ce l'hanno detto in una commissione ufficiale. L'altra andrà ai privati per un'operazione, che possiamo tranquillamente dire di speculazione. Qual è il valore che noi creiamo in questo 50% 50 errotti? Di 80 milioni di euro. Il calcolo deriva dai 45.000 metri quadrati, un valore compreso tra i 1.700 e i 2.000 euro a metro quadro. Qualcuno, ma che non siamo noi, ricaverà circa 80 milioni di euro. Ecco qual è l'invito che facciamo ai consiglieri di maggioranza, anche perché, diciamolo, non c'è nessuno degli altri 7 gruppi di opposizione attualmente presenti. Noi non possiamo e non vogliamo ipotecare il futuro delle prossime generazioni. E qua non mi riferisco esclusivamente a questa delibera, ma più in generale un invito alla Giunta e in particolare a Caudo, ma anche al Presidente Pedetti, che ha voce in capitolo su questo, che pretendere che le alienazioni future ipotizzate, e io sono convinto che il Presidente è d'accordo con me, vengano trasformate in diritti superficiali. Questa è tutela delle future generazioni. Non sto parlando adesso specificamente di Guido Reni, ma è di una filosofia che potremmo fare per tutelarci da futuri interventi. Non vi preoccupate, continuate a farmi segno di tagliare, ma visto che in 6 mesi non abbiamo mai parlato in aula di questo argomento, che invece è dirimente, e avete deciso di farla a ridosso di Ferragosto, qualche minuto in più che poi in qualche modo vi sconterò con gli ordini del giorno. Quindi il nostro voto è contrario per questi motivi appena espressi, per queste prove evidenti a nostro avviso di insostenibilità economico-finanziaria del progetto, e anche per un'assenza di equilibrio tra interesse pubblico e privato. Quindi un'obiezione di merito ma anche di metodo. È vero che oggi, e ringraziamo l'assessore, c'è stata una commissione straordinaria per spiegarci gli emendamenti, ma lei è un professore di urbanistica, noi no. Un giorno di anticipo non è sufficiente per comprendere anche la portata di alcuni interventi. Anche alcune associazioni oggi erano presenti, sono state in qualche modo spiazzate da questi interventi last minute. Più in generale, noi siamo preoccupati da questa frenesia agostana di approvare delle delibere urbanistiche. E la preoccupazione più grande non è nemmeno Guido Reni, ma sono tra quelle passate in giunta, tra quelle di questi giorni, ma soprattutto di quelle arrivate in commissione oggi. Ne cito una, il nuovo accordo di programma Tor Bella Monaca. E su questo ovviamente avremo ancora da parlare nei successivi interventi, sia in commissione che in aula. La nostra preoccupazione è che l'attenzione su determinati temi sia stata elevatissima durante la consigliatura Alemanno, ed è giusto che sia stata così. Io condivido pienamente l'opposizione fatta da cittadini, comitati, associazioni, ma anche la stessa maggioranza attuale, contro la politica urbanistica della precedente giunta. Ora però gli stessi temi, in alcuni casi addirittura delle tematiche delle delibere simili, in alcuni casi molto simili, pensiamo alle densificazioni di qualche settimana fa. Ebbene, in questi casi l'attenzione adesso è completamente diversa, un po' perché è agosto, ma un po' perché a farle
è una giunta di centrosinistra. E tanto per cominciare vediamo quali sono le differenze. Su Repubblica si vedono, chiedo al collega Stefano che mi segue, dei titoloni contro queste delibere? Non se ne parla, non se ne parla ovviamente sul Messaggero, ma non se ne parla nemmeno su altri giornali. L'attenzione è scesa, non c'è attualmente in sala, non vedo nessuno dei comitati, nessuno particolarmente preoccupato. Insomma, i romani sono in vacanza, è agosto, noi ci uniamo a chi ha chiesto di rimandare la discussione, l'approvazione o la bocciatura di questi provvedimenti a settembre. C'è un passaggio nuovo in commissione, una maggiore discussione e poi di nuovo al voto. Ma questo nell'interesse di tutto. E guardi, professor Caudo, anche per una maggiore comprensione, avere più tempo. Io ho fatto solamente due incontri in commissione nei quali lei non c'era o perché non poteva o perché non è stato invitato. Il dialogo abbiamo avuto questa sera, l'avremmo potuto fare in una commissione, lo potremmo ancora fare in una commissione e chiarire alcuni aspetti. Ma questa accelerazione che ci dite imposta dal sindaco, noi non la condividiamo, è stata condivisa 30 minuti a intervento, avete lasciato parlare per oltre 30 minuti o comunque per il suo tempo l'urbanista Rossin, quindi anch'io proseguo. E volevo fare un'altra domanda, approfittando anche dell'attenzione del Presidente Pedetti, che è sempre stato sensibile alle istanze del Movimento 5 Stelle. E anche a quanto mi diceva il... questa delibera, ti faccio una domanda e mi aspetto una risposta sincera da te Presidente e anche dall'assessore Caudo. Allora, si parla tanto e molto sbandierato di federalismo fiscale, ma l'ente locale, in questo caso Roma Capitale, assessore e presidente, potrebbe vantare qualche opzione per acquisire la proprietà delle caserme? Non parlo di oggi, parlo di quello che avremmo potuto fare prima, nel 2013, ha vinto Marino, avete vinto voi, ora siete stati confermati con il 143% a Roma, si poteva osare forse qualcosa di più? Perché i comuni hanno dovuto cedere, ricordiamolo quando parliamo di conti di Roma, metà dell'IMU allo Stato, parliamo di un gettito enorme. Cosa abbiamo avuto in cambio? Cioè le caserme non sono un regalo piovuto dall'alto, facevano parte di un discorso più ampio. Quindi si poteva anche ipotizzare, e torno al 2013, al fatto che le caserme e la caserma Guido Reni andasse nelle mani per la prima volta di Roma Capitale, che l'avrebbe potuta gestire in maniera diversa. Quindi come vede, Presidente Pedetti, anche se fossimo al governo noi, questa delibera non l'avremmo voluta e potuta votare. Tra l'altro, se noi fossimo proprietari di questa caserma, ora potremmo acquistarla in un momento di grandissima crisi, quindi facendo quasi un affare, e potremmo operare veramente una trasformazione urbanistica. E quindi non accontentarsi di disporre di un terzo museo, in questo di un terzo, della metà quello che è per un museo della scienza. Che tra l'altro, come dicevo prima, ma voglio ripeterlo per la quarta e ultima volta, vi ripeto, durante una seduta ufficiale della Commissione Urbanistica, è emerso chiaramente che non ci sono i soldi. Mi avvio a conclusione, magari avremo tempo anche per una piccola ripresa negli ordini del giorno, perché parte di questo intervento, voglio insistere, riguarda la parte di esercizio ricettivo e quella commerciale. Abbiamo parlato di partecipazione, ma qualcuno è andato a vedere i dati prodotti dagli enti di promozione del turismo, dall'Istat, dalle indagini di mercato? Qualcuno si è fatto la domanda se serve un hotel lì? Che la partecipazione l'abbiamo fatta sulla città della scienza, ma davvero troveremo un acquirente per l'hotel? Perché è questo il piano economico-finanziario, prevede questo qui. Poi ci sarà una parte di alloggi sociali, quindi con un canone contenuto, e poi ci sarà una parte che andremo a vendere, ma noi siamo sicuri che riusciremo a vendere delle case lì, anche a prezzo medio rispetto a quello che è il valore. E questa è l'esigenza a Roma. Perché vede, assessore Caudo,
lei ha detto delle cose molto importanti in questo anno, purtroppo abbiamo avuto poco modo di vederci e di confrontarci, però ha spesso citato la modifica strutturale della famiglia nel corso dell'ultimo decennio, citando anche i dati dell'Istat. Quindi l'esigenza di costruire nuove case è perché, pur non aumentando i romani, aumentano il numero di famiglie, perché sono molte di più le famiglie composte da una sola persona o due. Ovviamente potremmo fare un discorso più approfondito e lo faremo. Io ho qui con me, per esempio, i dati dell'ultimo censimento dell'Istat, con analisi anche territoriale, sicuramente interessanti. Però a monte noi ci chiediamo, prima di avallare un progetto che preveda nuovo residenziale, qualche domanda sullo sfitto e sull'invenduto ce la vogliamo fare? E concludo così. Ridimensionamento del piano regolatore. Ora, so che lei è stato critico nei confronti della genesi e dell'esito finale del piano regolatore del 2008 e io condivido quelle critiche. Ora, con questa nuova consigliatura avevamo una possibilità, due possibilità. Una di continuare e quindi di fare quello che stiamo facendo da noi a questa parte. Andiamo in commissione e andiamo in aula per fare che cosa? Per approvare varianti di un piano regolatore. Non bisogna essere degli esperti. Piano regolatore. Io faccio un piano regolatore, la variante dovrebbe diventare un'eccezione. Vogliamo scommettere che più dell'80% dei libri prevedono invece una variazione, una variante? Questo non è ammissibile. Allora, assessore, in una sua eventuale replica mi piacerebbe capire perché non abbiamo valutato l'ipotesi, ipotesi nella quale il Movimento 5 Stelle sarebbe stato a fianco della maggioranza in maniera costruttiva, per correggere il tiro. Lei aveva la competenza e la forza, anche numerica, per riproporre un nuovo piano regolatore, fatto meglio. Meglio che significa che una volta approvato, come l'altra volta, non c'era già bisogno di tre varianti durante la stessa votazione notturna, non c'era bisogno di tutte quante le variazioni in corso d'opera degli anni successivi, che non crea infiniti contenziosi. Arriva lei, che non è compromesso con la politica o con gli affari, ha la competenza, ci fa aspettare magari un anno, due anni in più, ma si rifà un nuovo piano regolatore, più coraggioso, più corretto, più preciso, che ci consente anche di intervenire su temi molto complessi, come quello della caserma Guido Reni. Grazie Presidente, grazie Assessore per le risposte che ci darà dopo.